Spiaggia naturista l'unica d'Abruzzo che rischia di essere cancellata dal mare che avanza con l'erosione marina implacabile anno dopo anno. Puntale Morge, gioiello naturalistico di Torino di Sangro, con spiaggia ciottolosa immersa nella natura da ormai 10 anni, è meta prediletta per naturisti provenienti anche da tutta Europa, sotto la bandiera dell'ANAB. Nudo integrale per tutti, rispetto reciproco, attenzione massima a preservare l'ambiente, i fondamenti dell'associazione, che a disposizione a 150 metri per lunghezza, mentre il fenomeno erosivo inesorabilmente divora la battigia, mettendo a rischio non solo l'ambiente naturale, ma anche le attività economiche del posto. Dunque il risultato è drammatico, la spiaggia si restringe a vista d'occhio, minacciando di scomparire se non si agirà prontamente. E l'ANAB con un comunicato ha manifestato ogni preoccupazione. Puntale Morge è bene da difendere. È giunto il momento di agire, si legge. Chiediamo insieme con forza alle autorità locali, regionali e nazionali di intervenire urgentemente. La soluzione più immediata ed efficace è quella di barriere frangiflutti modulari opportunamente dimensionate e localizzate. Gabriella è l'ex presidente ANAB. Quest'anno il mare si è reso tanta spiaggia, quindi il forte auspicio è che, facendo cordata anche con le attività commerciali, con l'amministrazione del luogo, troveremo la soluzione per tutelarla al meglio, titolare mille. Quindi chiedete difese, chiedete frangiflutti. Esatto, la modalità per mantenere questo piccolo paradiso a lungo termine. Quanto si è ridotto? Parecchio, in effetti anche le presenze sono diminuite perché quando arrivano non c'è spazio necessario per potersi accomodare. Avete manifestato queste preoccupazioni al comune, a chi di competenza? Ora, prima abbiamo rilevato il fatto con la stampa locale e ora vorremmo chiedere un incontro per trovare insieme la soluzione più adeguata che tuteli sia l'arenina e anche il trabocco. Quanto è lunga la spiaggia a vostra disposizione? 200 metri. 200 metri, però in larghezza si è ristretta tantissimo, tanto è vero che, come dire, per necessità di spazio abbiamo anche superato il cartello perché le persone gradiscono arrivare, ma spesso sono costrette a tornarsene a casa. Da dove vengono? Anche da fuori, immagino. Fuori, autoctoni, fuori regione, turisti che da marzo vogliono venire alla spiaggia naturista. E allora nudi integrali che rivendicano i propri spazi. E nel pieno di agosto sono centinaia a Puntale Morge, e non solo locali. Tu sei di Torino? Sono di Torino, trapiantato qua in Abruzzo. Sempre spiaggia naturista, la tua spiaggia preferita? È la mia spiaggia preferita ormai. Io arrivo appunto dal Piemonte, da lontano. Vengo qua ormai da più di 4 anni. E la spiaggia ho visto che comunque si è ridotta tantissimo. Ed è un dispiacere. È un dispiacere perché comunque è un bel posto, si sta bene in questa spiaggia, però... Anche perché è l'unica nel raggio di quanti chilometri? Questa è la seconda spiaggia sull'Adriatico, quindi ce ne sono soltanto due autorizzate, quindi ci assembriamo tutti qua.